Antonio Gramsci non ha partecipato in prima persona alla resistenza e neanche ha conosciuto la liberazione dal nazifascismo. Dopo 11 anni di carcere è morto nel 1937 a 46 anni. Eppure la sua figura è molto presente in questa stagione. Diverse brigate partigiane portano il suo nome e la sua vicenda biografica era ben nota anche fuori dai confini dell'Italia, dove era considerata la storia di un esemplare antifascista che aveva pagato con la vita la sua scelta di opporsi al regime. Gramsci aveva conosciuto il socialismo in Sardegna, poi era stato un dirigente socialista nella Torino del Biennio Rosso, un giornalista sempre dalla parte degli oppressi, tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia e un deputato comunista che aveva fronteggiato Mussolini direttamente in Parlamento. Gramsci aveva compreso molto precocemente non solo la gravità del fascismo, ma anche la sua grande capacità di penetrazione e per questo, anche contro l'orientamento del suo partito, reclamava l'unità di tutte le forze d'opposizione, cosa che però non si riuscì davvero a realizzare. L'analisi sociale storica che nei quaderni del carcere dedica al fascismo è anche una lettura della responsabilità degli intellettuali che non si sono storicamente messi a disposizione di un progetto di unità nazionale veramente profondamente popolare. Dopo la guerra, gli scritti di Gramsci sono stati fra i pilastri sui quali si è costruita la cultura repubblicana della nuova Italia e oggi sono conosciuti in tutto il mondo, dove molte delle categorie più importanti, come subalterni o rivoluzione passiva o egemonia, aiutano nell'immaginazione e nella costruzione di percorsi di emancipazione e liberazione, perché la liberazione è un processo che non ha mai fine.